Sono nella favolosa Como, sono tornato in Italia per appuntamenti di lavoro e sono fortunato abbastanza per correre qua, Lago di Como, uno dei miei posti preferiti per correre. Se mi hai seguito in precedenza, ho creato questo nuovo format per tutti quelli che vogliono preparare una maratona. È un format molto semplice, 10 video con 10 consigli. Questo è il terzo video ed è il mio terzo consiglio per te che stai per preparare la maratona. Io ho iniziato la mia di preparazione alla maratona di New York di novembre, quindi sono anch'io in questo percorso. E il terzo consiglio che oggi ti voglio dare in realtà è molto semplice. Durante la preparazione alla maratona si dovrebbe cercare di aumentare i chilometri settimana per settimana. Un errore che fanno in tanti è quello di aumentare i chilometri più del 10%. Diciamo che tecnicamente si dovrebbe aumentare appunto circa un 10% di chilometri alla volta, quindi da una settimana all'altra, però gli atleti a volte sbagliano perché incrementano troppo velocemente i chilometri. Le motivazioni sono varie, infortuni, impossibilità di fare i chilometri che uno si voleva, si era prefissato in una particolare settimana per lavoro, famiglia, vari problemi che tutti sappiamo che si possono avere. La preparazione alla maratona è molto difficile, quindi è difficile anche essere sempre costanti. Può capitare che c'è una settimana no, però quello che bisogna assolutamente evitare di fare è appunto di aumentare i chilometri in maniera eccessiva, quindi più di quel famoso 10%. Ho visto casi di atleti che appunto magari correvano 60 km a settimana e poi da una settimana all'altra sono saliti a corrono 80-90 senza un graduale aumento. Questo è un errore grave, un errore che può creare infortuni, che sicuramente non aiuta il tuo stato di recupero, non aiuta il tuo corpo a digerire i chilometri. Quindi assolutamente è importante, ricorda, aumenta del 10% i tuoi chilometri settimanali, non di più. Ovviamente non è che devi stare a controllare l'1% in più o in meno. L'importante è che non fai appunto degli sbalzi troppo alti, anche se hai perso del tempo, hai perso dei chilometri in una settimana che magari non sei riuscito a correre come volevi. Come vedi è un consiglio molto semplice da seguire, è il mio terzo consiglio. Se non mi hai seguito in precedenza ti invito ad andare a vedere gli altri due consigli, perché ne darò 10 e sono 10 consigli secondo me molto importanti per la preparazione alla maratona. E quindi vatti a rivedere gli altri video, metterò i link e spero che questo consiglio ti possa essere utile. Soprattutto commenta, dammi la tua esperienza, cosa ne pensi, stai provando e soprattutto se ti piace questo video condividilo, metti un like che aiuti altre persone a riuscire a sfruttare appunto questi contenuti e magari chissà persone che stanno preparando una maratona proprio ora. Ti ringrazio e ci vediamo al quarto consiglio. A presto!